Assessore Tinti, un pomeriggio importante, Giovedì Grasso, una festa che parla di carnevale ma parla anche della bellezza, della solidarietà, dello stare insieme. Il Castagnolo d'Oro è davvero sempre una bella festa in maschera, ma una bella festa anche perché davvero esprime il senso della solidarietà, della condivisione, della valorizzazione anche delle diversità e delle potenzialità di tutti. Perché ormai da anni collaboriamo come assessorato al welfare con la Proloco e all'interno del progetto di promozione della longevità attiva Old But Gold, che vede coinvolti poi tutti i circoli ricreativi della nostra città, proprio nell'occasione del Giovedì Grasso, festa del carnevale, insieme anche al patrocinio, chiaramente alla collaborazione e al supporto dell'ente carnevalesca, riusciamo ad organizzare, oggi siamo, mi dicono, più di 300, questa bella giornata, questo bel pomeriggio di inclusione con le persone con disabilità, ragazzi e ragazze di Fano, con le associazioni che se ne occupano, con i familiari, con le strutture che abbiamo a Fano che si occupano appunto del tema della disabilità. E quindi davvero non c'è giornata migliore per stare in allegria, in solidarietà e condividerla tutti insieme. E mi brucia sei tu e anche la mia marcia in più ed un po' di follia. Quanto basta perché tu, come lei, non sei mia. E mi fai l'amore e ti canterà come se fosse una canzone. Dove c'è festa a Fano non può mancare la Proloco. E la bellezza di questo pomeriggio è anche un bel lavoro di squadra insieme a tante realtà fanesi. Esatto, questo è il Castagnolo d'Oro e il nome già, appunto, il Castagnolo d'Oro la dice lunga. E il Castagnolo d'Oro è un evento di un progetto molto più grande tra Proloco e Comune, che è Old by Gold, dove tutto l'anno ci sono degli eventi principalmente dedicati ai circoli anziani, ma in questo caso è aperto anche a realtà dove ci sono delle persone con disabilità e quant'altro. E la cosa meravigliosa di questo pomeriggio è che ognuno ha portato qualcosa che condivide, quindi un grande gesto di condivisione, tanti castagnoli da condividere. Grazie alla Proloco e buon lavoro, perché qui anche oggi c'è sempre da fare. Certo, ci si diverte, si lavora, ma ci si diverte.